La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici, abbiamo già visto, tutti interi i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, abbiamo spiegato cosa significa. Perché scritti sotto ispirazione dello Spirito Santo, e notate che è la seconda volta che insiste. Hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la composizione dei libri sacri Dio scelse degli uomini di cui si servì nel possesso delle loro facoltà e capacità affinché agendo egli in essi, questo è un dato da non dimenticare, e per loro mezzo scrivessero come veri autori soltanto quelle cose che egli voleva. Questo per noi è un testo illuminante che il Catechismo spezza in due momenti. Questa è la prima parte e questa è la seconda parte. Se noi volessimo brevemente mettere in schema, e qui perderemo parecchio tempo, quello che abbiamo adesso letto, noi possiamo dire che i protagonisti dell'ispirazione sono prima di tutto Dio, poi l'uomo, poi il testo, poi la Chiesa. Vi è chiaro? Non sono protagonisti solo questi tre, ma bisogna infilarci dentro anche questa qui. Perché? Hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Se il testo non è consegnato alla comunità, non è ispirato. Vi è chiaro? Voi dite, perché tutta questa pignoleria? Prendete la lettera ai Colossesi. Andate al capitolo 4 e andate al versetto 15-16. Colossesi, capitolo 4, versetto 15-16. Salutati fratelli di Laodicea, ninfa e la chiesa che si raduna nella sua casa. E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi. Chi di voi conosce la lettera ai Laodicesi? Si ipotizza che possa essere la lettera agli Efesini, ma io non posso mangiare una pasta asciutta ipotizzata. O c'è o non c'è. Questa lettera ai Laodicesi personalmente ritengo che sia la lettera agli Efesini, ma, come ripeto, è un'ipotesi. Non abbiamo nessuna garanzia. E quindi potrebbe essere valida anche l'altra ipotesi, che cioè ci fosse stata una lettera ai Laodicesi che è stata persa. Abbiamo perso un testo ispirato? Ammettiamo che sia valida l'ipotesi che la lettera ai Laodicesi sia stata persa. Abbiamo perso un testo ispirato? No. Perché i quattro elementi che costituiscono l'ispirazione sono questi quattro: Dio, uomo, testo e Chiesa. Quando sono presenti questi quattro elementi nella loro interezza, allora noi abbiamo un testo ispirato. Se no, no. Vi è chiaro? Quindi nessun problema.
Tenete presente anche questo particolare. Qual è l'identità di questi quattro elementi? Dio autore. L'uomo autore. Il testo è ispirato in tutte le sue varie fasi di composizione. Quanti autori ha il Vangelo di Giovanni? Ogni autore è ispirato. E quindi ogni autore ha dato il suo contributo nella formazione del testo. Allora lo stadio 1 del testo è ispirato, e lo stadio 2 lo stesso, il 3 lo stesso, il 4 lo stesso, il 5 lo stesso. Non è che sia ispirato solo l'ultimo che raccoglie tutti gli altri. Sono vari stadi di ispirazione. Per questo la Chiesa dice: non è importante che il testo sia scritto in ebraico. È importante raccogliere tutto ciò che appartiene a quel testo. E quindi Daniele ebraico, aramaico e greco. Daniele 1,14 è lo stadio finale dell'ispirazione di quel libro. Per gli ebrei invece lo stadio finale è 1,12 e per i fratelli protestanti 1,12. La Chiesa dice no, perché se io ho il testo dei 70, che è testo biblico, tradotto dagli ebrei, non dai cristiani, dagli ebrei, e gli ebrei hanno aggiunto questi due capitoli, vuol dire che il libro di Daniele è fatto di 14, non di 12. Guardate che è un problema delicato questo. Un problema delicato perché se noi applichiamo il metodo storico critico ai testi, guardate che i testi primigeni sono brevissimi e ne avremmo pochi. Se io comincio ad applicare il metodo storico critico, per esempio, al Pentateuco, viene fuori un Emmental pieno di buchi. Perché dovrei dire Genesi capitolo 1 versetto 1 fino al capitolo 2 versetto 2-4a è un'aggiunta del VI secolo su un testo precedente del IX secolo. Allora quello del IX secolo è ispirato, ma che? Io vi porto ad esaminare i testi del IX secolo e ci sono alcuni dell'XI. Questi sono i primitivi. Quindi nella linea della storia io ho i testi più antichi del Pentateuco che sono dell'XI secolo. Ce ne ho altri del IX, altri dell'VIII, altri del VI. Qualcuno addirittura del V. Allora questi ultimi li buttiamo via. No? Il testo è ispirato in tutte le sue varie fasi di composizione. Vi è chiaro? Qual è la conclusione? Che gli ebrei hanno un testo ispirato di Daniele, i protestanti hanno un testo ispirato di Daniele e i cattolici hanno un testo ispirato di Daniele. Solo che noi lo abbiamo completo. Loro lo hanno al penultimo stadio. Ma è ispirato anche quello. Quindi non posso dire voi non avete la parola di Dio e noi sì, no? Ce l'abbiamo tutti e due, solo che noi abbiamo anche l'ultimo stadio dell'ispirazione. Vi è chiaro fin qua?
Sì. Non è stata accolta dalla Chiesa. Non è stata accolta dalla Chiesa. E ciò che conta è la Chiesa apostolica e la Chiesa dei padri. Non è la Chiesa di oggi. Mi spiego? Voi dite perché no la Chiesa di oggi? Perché l'identità della Chiesa apostolica non è uguale all'identità della Chiesa successiva. La Chiesa apostolica è quella parte iniziale della Chiesa dove gli apostoli avevano ricevuto la piena potenzialità, autorità di Gesù. Gesù ha inventato i vescovi? No, i presbiteri, i diaconi, gli apostoli sì. Oggi la Chiesa ti dice: non mi sento di ordinare le donne preti. Se la Chiesa oggi avesse la stessa identica caratteristica della Chiesa apostolica, avrebbe tutta l'autorità per farlo. La Chiesa dice no, perché quella Chiesa apostolica per me diventa modello. E quindi tutte le espressioni successive della Chiesa si ispirano al modello della Chiesa apostolica. Ecco perché la Chiesa apostolica non è automaticamente identica alla nostra. Ma anche teologica, se io dovessi parlare della Chiesa apostolica, della Chiesa di oggi, dovremmo fare un corso di 8 incontri per chiarire tutto questo, ma teniamo presente che la Chiesa di oggi è figlia della Chiesa apostolica. Ma la Chiesa apostolica ha delle caratteristiche che la Chiesa di oggi non ha. Chiaro? Dunque, teniamo presente questo aspetto, che è molto importante, per cui quando il biblista vi dice, guardate, questo è lo stadio iniziale, questo è il secondo, terzo, quarto, quinto stadio del libro, molti cristiani restano scioccati. Non c'è niente da restare scioccati, questo è solo un tipo di analisi storica. Ma non viene intaccato il valore della parola di Dio, perché c'è parola di Dio nel primo, secondo, terzo, quarto, quinto stadio, sempre. Questa specie di affettatura viene fatta per capire meglio il testo. Perché se io prendo un testo e lo colloco esattamente nel momento in cui è nato, lo capisco di più che non quando lo appiattisco e lo faccio diventare uguale al testo dello stadio successivo, del terzo, del quarto, del quinto. Vi faccio un esempio. Se io leggo il testo della Genesi, capitolo primo, e lo leggo all'epoca di Gesù, dice niente. Ma se io vi dico, guardate, questo testo è stato scritto quando gli ebrei avevano perso la fede a Babilonia, poiché loro ragionavano così, se Dio c'è si manifesta, se non si manifesta vuol dire che Dio non c'è. E fino a quel momento loro pensavano che la manifestazione di Dio fosse solo l'azione storica. E quindi le nostre truppe hanno preso le bastonate dalle truppe babilonesi e dunque Dio Marduk è più forte del Dio Yahweh. Dio Yahweh è stato bastonato e non si è più fatto vedere. E la risposta dello scrittore sacro è vero che se Dio c'è si manifesta e se non si manifesta vuol dire che non c'è. È vero. Tuttavia, dice, dovete saper guardare dove si manifesta.
E la storia non è l'unico scenario dove Dio si manifesta. Si manifesta anche nella creazione. Facciamo Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza, e Adam è la coppia. Allora Dio si manifesta anche nell'amore umano, tra uomo e donna. Questo io lo capisco benissimo se riesco a collocare il testo in maniera esatta lì dove è nato. Allora capisco la risposta che sta dando. Ma se io prendo questo testo e lo leggo come fosse all'epoca di Gesù, non ha senso quello che ho detto adesso. Vi è chiaro? Potrei anche insistere su un altro aspetto. Perché la creazione è divisa in 6 giorni più uno? Un capriccio? No. Perché se voi leggete i miti babilonesi sono impostati sul 6 più 1, 6 giorni più 1. Allora capisco che gli ebrei hanno avuto questo tipo di condizionamento culturale perché vivevano proprio lì, a Babilonia, e conoscevano questi miti pagani. All'epoca di Gesù i babilonesi non c'erano più. E come fai a spiegare il 6 più 1? Ma lo spieghiamo con il sabato. Lo puoi spiegare con il sabato. Però se tu osservi bene il giorno più lungo nel testo biblico, quello che è descritto meglio in maniera più ampia, non è il sabato, è il mercoledì, cioè il quarto giorno. Nel quarto giorno l'autore si spreca. Allora vuol dire che per lui il quarto giorno è il più importante. Dire che il settimo è più importante è una lettura condizionata dall'epoca di Gesù in cui il sabato era la giornata assoluta. Ma il sabato è accennato nel testo biblico con una riga. Il mercoledì con un brano lunghissimo. Allora qual è il testo più importante? Se voi leggete la passione di Gesù, secondo il Vangelo di Marco, dalle 9 del mattino a mezzogiorno ci sono 7 versetti. Da mezzogiorno alle 3 c'è un versetto solo, e per la morte ci sono altri 6 versetti. Per l'Evangelista è importante la sofferenza di Gesù. Dalle 9 a mezzogiorno 7 versetti, da mezzogiorno alle 3, cioè la parte agonizzante, 1 versetto, la morte 6 versetti. Sono importanti per l'Evangelista le sofferenze in croce di Gesù? Capite che Mel Gibson ha sbagliato centro. Perché per l'Evangelista sono importanti le umiliazioni di Gesù, 9 e mezzogiorno. Se sei il Messia, scendi dalla croce. Quello era importante. Sofferenze fisiche no, 1 versetto solo. La morte è importante. Noi invece abbiamo fatto delle sofferenze di Gesù il top della devozione popolare. Mentre invece per l'Evangelista il top della sofferenza di Cristo è stato l'essere incompreso, beffeggiato. Questa è stata la sofferenza più alta. Sì, una precedente lezione che ha detto che più siamo vicini alla rivelazione, più la donna è trattata come una donna. Sì. Noi
poi gli apostoli si dispersero nell'impero romano e mantengono i loro pregiudizi, che la Chiesa si piramidalizza e si mascolinizza. Allora, dal punto di vista nostro moderno, così, è un limite della Chiesa. Allora, se io esamino sempre il testo biblico, io trovo che la donna era importante nella Chiesa nascente, nella Chiesa apostolica. Non dimentichiamoci, io vi faccio solo due esempi. Primo esempio, Febe, diaconessa di Cencre. Oggi tu trovi una donna che è diacono. Non c'è, è dal V secolo che non c'è più. Secondo, se leggete il capitolo 16 della lettera ai Romani, voi trovate Andronico e Giunia apostoli prima di me, parole di Paolo. Dunque abbiamo una donna che è apostolo. Che lungo la storia della Chiesa ci siano situazioni di involuzione e situazioni di evoluzione è normale, la Chiesa è fatta da uomini. Con Papa Benedetto XVI non si poteva parlare di matrimonio di misericordia. Perché nella sua visione della Chiesa, eccetera, eccetera, il matrimonio di misericordia apparteneva solo al passato ed era una specie di eccezione storica. È chiuso. Papa Francesco invece ci sta nuotando dentro a tamburo battente, perché quando lui dice che bisogna usare misericordia, guardate che non è un vocabolo scelto a caso. Ricordatevi che sembra un pacioccone. Guardate che è un gesuita. State attenti a non sottovalutarlo. Non sottovalutatelo. Il matrimonio di misericordia è un'istituzione che la Chiesa cattolica aveva fino al 1054. Fino al 1054 la Chiesa cattolica era Chiesa d'Occidente e Chiesa d'Oriente, ma sempre Chiesa cattolica. Dopo il 1054 la Chiesa d'Oriente diventa Chiesa ortodossa e in Occidente resta la Chiesa cattolica. Fino al 1054 esisteva questa istituzione. Lui, lei, sposati, per tanti motivi a un certo momento non andavano avanti, formavano altre due coppie. Dal matrimonio iniziale, due coppie. Oggi succede questo, ma qual è l'atteggiamento della Chiesa? Niente sacramento dell'Eucarestia, niente sacramento della riconciliazione. Mentre invece allora la misericordia della Chiesa diceva: queste nuove coppie non siete matrimoni e non vivete la vita di coppia secondo il Vangelo. Tuttavia, per la misericordia della Chiesa, potete accedere ai sacramenti, educare eventuali figli e via di questo passo. Benedetto XVI conosceva benissimo questo. Ci sono alcuni che non la conoscono, anche tra il clero, questa istituzione. Però diceva, a mio avviso, questa è una istituzione che prima di tutto è un'eccezione e secondo è confinata nella storia. Gli ortodossi l'adoperano ancora.
Però Benedetto XVI ha avuto l'onestà di dire, guardate che anche dopo il 1054, in Occidente, ci sono stati sporadici, pochissimi casi, naturalmente garantiti dal pontefice, però non è stato più praticato questo tipo di matrimonio di misericordia. Non dico il nome, perché non va bene, ma un cardinale si è permesso di scrivere che mai nella Chiesa cattolica c'è stata questa istituzione. Io capisco questo cardinale, perché voleva scrivere qualche cosa di preciso su un altro argomento e gli è scappata questa affermazione. Ma capite che se io metto i documenti del cardinal Ratzinger, prefetto della Congregazione della Fede, accanto a quest'altro documento di quest'altro cardinale, beh, c'è qualcosa che non collima, confliggono. L'altro, ricordatevi, che è un professore universitario e si documenta quando deve scrivere. Quando Benedetto XVI parlava, a qualche ragnatela gli poteva anche passare. Ma quando scrive, è preciso. L'altro invece, probabilmente perché non aveva come punto assoluto di riferimento quel tema, lo ha toccato in maniera un po' grezza. E da qui viene fuori l'incompatibilità fra i due documenti. Sono cose che succedono, niente di straordinario. Ma il matrimonio di misericordia, se notate, Papa Francesco cerca di richiamarlo alla memoria. Ci sarà un sinodo sulla famiglia. E fa parte dei problemi della famiglia il fatto che noi oggi abbiamo il 50% di matrimonio che resiste e il 50% del matrimonio che va in fumo. Allora ci sarà problemi di preparazione al matrimonio, ma ci saranno problemi anche da risolvere per queste realtà che sono successive al matrimonio. Guardate che il 50% non è un numero qualunque. Io adesso dico 50 per arrotondare, ovviamente. Ma se un matrimonio su due ha dei problemi, è giusto che la comunità cristiana risponda a questi problemi e non resti estranea. E Benedetto, Francesco, continuamente dice qua su queste cose bisogna riflettere, bisogna trovare soluzioni, bisogna... Buon caffè. Ci vediamo alle 11:15.